Ciao a tutti! Oggi ho usato due mani. Da dove cominciare? È bello poter iniziare sempre le proprie frasi con come ho già detto su Facebook. Come ho già detto su Facebook? Più o meno un mesetto fa mi è arrivata una chiamata per una proposta di lavoro piuttosto allettante. Come tutti quanti sapete, a Londra io ho lavorato all'Hard Rock Café di Londra e appena sono tornata in Italia ho lasciato il curriculum lì all'Hard Rock di Roma. Sperando, ma più che altro non ero convinta, sono sincera, che mi avrebbero richiamato in poco tempo. Però così non è stato. Sono passati due mesi e non mi hanno chiamato, quindi ho deciso di iniziare la scuola di estetica. Invece un mesetto fa mi hanno richiamato dall'Hard Rock di Roma. Gli ho spiegato che ho iniziato una scuola, che comunque è una scuola a pagamento e tutto il resto. Sono andata a parlare con loro, abbiamo cercato di... hanno cercato anche loro di venirmi incontro dicendomi appunto che magari potevo lavorare solamente venerdì, sabato e domenica, però la mia, essendo una scuola che va di pomeriggio, praticamente è impossibile per me arrivare al lavoro in tempo, oppure avrei dovuto perdere tutti quanti i venerdì dell'anno. Volevo cercare di conciliare comunque scuola e lavoro, cioè volevo continuare a studiare, almeno finire il primo anno. Finire il primo anno in modo che se un giorno avessi voluto riprendere il corso non avrei dovuto rinunciare dal primo, ma avrei ripreso dal secondo. Solamente che la cosa non era proprio fattibile. Loro sono stati molto carini a venirmi incontro, quindi ho deciso di andare a parlare con la dirigente della scuola. Onestamente ho parlato anche con le varie insegnanti, dando sempre un consiglio, un sostegno, insomma non un sostegno, proprio che altro un parere, cosa potevo fare, cosa non potevo fare, perché era una ottima proposta, sia part time che full time, qualsiasi cosa. E mi è arrivato questo consiglio spassionato della mia insegnante, che praticamente mi ha detto: sì, ok, tu magari vuoi fare il corso, vuoi finire il corso perché è una cosa che ti piace, però al momento è una proposta che non si può rifiutare. Comunque abbiamo parlato anche, mi ha chiesto ovviamente, mi ha chiesto dello stipendio, mi ha chiesto del contratto, se c'era un contratto, che termini di lavoro c'erano e tutto il resto. E lei mi ha consigliato proprio spudoratamente di accettare il lavoro. Quindi ho parlato poi di conseguenza con la dirigente della scuola e non era molto fattibile che io magari saltassi tutti i venerdì dell'anno, perché essendo comunque un attestato riconosciuto dalla regione, c'erano da rispettare un tot di assenze massime da effettuare in un anno e ovviamente non ci rientravo. Quindi anche continuando la scuola, pur saltando tutti quanti i venerdì, avrei comunque perso l'anno perché avrei accumulato troppe assenze. Quindi non potevo mantenere la cosa di scuola e lavoro contemporaneamente. Quindi ho dovuto mettere le due parti proprio su una bilancia e cercare di equalizzare un po' il tutto, cercare di capire quello che veramente volevo. Da una parte il mio cuore mi diceva: finisci la scuola, perché comunque l'hai iniziata, hai iniziato a pagare tutto il resto, ma soprattutto perché avevo iniziato a pagare mio padre, e un po' mi addolorava questa cosa, perché comunque ha fatto dei sacrifici, non mi andava già che mi pagasse lui la scuola, perché era una cosa che volevo fare sempre io, però visti questi tempi d'oro non è che mi potevo permettere di a pagarmela da sola, anche perché è un lavoro part time neanche qui a pagarlo, e dall'altra comunque c'era un lavoro sicuro con un buon contratto, con un buon stipendio, un buon ambiente, comunque una cosa che mi ha sempre divertito fare, però non era esattamente quello lì che magari ambivo a fare. Non che io ambisca a qualcosa, sono sincera, perché purtroppo non... purtroppo è brutto, però mi sono sempre ritrovata una questione che... non avendo i mezzi per arrivare a un mio sogno, perché magari non ci sono proprio i mezzi, ma non i mezzi di trasporto, proprio i mezzi, nel senso che io volevo fare la regista, non potevo fare la regista perché magari c'era qualcuno che era sempre più in alto di me, qualcuno sempre con più soldi di me, quindi non mi sono mai data dei sogni, delle aspettative, perché la mia paura, il mio terrore più grande era quello di rimanere delusa da un mio sogno infranto che per colpa di qualcuno, più che altro, non mia. Quindi non avendo aspettative, non avendo ambizioni, non sapevo proprio dove sbattere la testa. Ho chiesto consigli a tantissime persone, ho chiesto consiglio ad amici, ho chiesto consigli a mia madre e mio padre. I miei genitori, anzi, subito hanno detto di andare a lavorare lì, perché
Oddio, allora sì, quando gli ho proposto di questa scuola, comunque mio padre non era molto d'accordo perché non è... Cioè, effettivamente io poi abito vicino a una scuola di estetica, qui vicino, però tutte ste ragazze, cioè mio padre non mi ha mai convinto perché dice sì, ok, magari sono 100 ragazze ogni anno qui dove abito io e non ci sono però 100 centri estetici oppure 100 posti di lavoro per i centri estetici. Quindi a lui questa cosa diciamo che non l'ha mai focalizzata. Però io ho sempre pensato che se una cosa ti piace, una cosa la porti a termine, una cosa ci metti passione e determinazione, secondo me riesci. Però è pure vero che con sti tempi d'oro non è che va più di tanto. Quindi che ho fatto? Ho deciso di parlare con alcune ragazze qui del mio paese che loro avevano finito la scuola di estetica e appunto volevo chiedere come era andata e come non era andata. Molte di loro mi hanno detto che il lavoro non l'hanno trovato, e infatti fanno qualcosina in casa, però comunque non è mai qualcosa che dici sì, ok, è una cosa che potrò fare per tutta la vita, sto tranquilla per tutta la vita. Poi invece altre sì, hanno trovato un lavoro però veramente mal pagato e quindi lì ho pensato, ho detto ok, quindi sicuramente queste qua hanno appena finito la scuola di estetica e quindi magari sono mal pagate perché sono ancora novelline, tra virgolette. E invece no, perché poi sono andata una volta al centro estetico per accompagnare una persona, un'amica a farsi le sopracciglia, parlando così, chiedendo proprio consiglio su questa cosa, spudorata al massimo. Però chiedendo consiglio a questa qui, lei ha 20 anni tipo di esperienza, però comunque come stress, stress, paghe, tutto quanto, non ne valeva la candela. Quindi ho tracciato una riga e ho tirato le somme. Rifiuto l'offerta di lavoro. Avrei continuato a pagare ogni anno, avrei finito i 2 anni o 3 anni, diciamo i 3 anni. Avrei dovuto sperare in un lavoro buono, ben pagato, con un bell'ambiente e tutto quanto. E avrei rifiutato ovviamente un'offerta di lavoro che sicuramente non si sarebbe presentata mai più. Lascio la scuola e accetto il lavoro. Avrei avuto un buon lavoro, ben pagato, sicuramente magari stressante, sicuramente lontano perché non è che mi sta proprio vicinissimo e non hai capito proprio a Roma centro. Avrei comunque avuto un lavoro in regola, ben pagato, già l'ho detto, in un bell'ambiente, sperando che sia quello non uguale ma simile a Londra. Comunque a contatto con delle persone che mi piacciono, comunque americani, inglesi, avrei parlato l'inglese che mi piace tanto, un bellissimo ambiente, comunque anche una possibilità di carriera, dai, ce la possiamo infilare. Il masso così imponente che comunque ho messo alla fine, ma che è più rilevante, è che qualora con il lavoro dovesse andare male, non mi piace, non mi trovo bene e tutto il resto, potrei comunque riprendere di nuovo la scuola e ricominciare l'anno e quindi avrei di nuovo ripreso tutto quanto, magari perdendo un anno, però comunque almeno ci ho provato con il pilastro del lavoro. Più che altro sto pensando che qualora dovesse andare male con il lavoro, magari non mi ributterei su una scuola di estetica, ma magari farei un corso più mirato, più breve, magari proprio come truccatrice, perché comunque è una cosa che mi è sempre piaciuta e sicuramente più breve. Perché c'è da calcolare che comunque adesso, ecco, adesso quest'anno sono entrata nel 24esimo anno, ancora non li ho fatti 24, però quest'anno ne compierò 24 e metti che sto all'altro un anno, poi ne farò 25, poi prima che finisci la scuola tutto quanto ne avrò 28, quindi a 28 anni sinceramente non mi va di... No, 25-26 anni, qualsiasi esso sia, non mi va di rimettermi a scuola a studiare di nuovo per 3 anni. Quindi sono arrivata alla conclusione, arrivo al dunque, che ho accettato il lavoro. Ho accettato il lavoro e ho lasciato la scuola di estetica. È stata una cosa molto, molto, molto faticosa e diciamo che mi sono presa anche molto tempo per decidere. Loro l'hanno capito, loro dell'Hard Rock l'hanno capito e sono stati molto molto gentili proprio nel darmi tempo e capire. Quindi niente, questa qui è stata la mia decisione, ma so che magari molto probabilmente non sarà approvata da tutte. Lo so, me ne assumo le responsabilità, lo dico qui, ma è proprio il fatto che ho dovuto proprio mettere i due pesi proprio sulla bilancia, cioè ho dovuto proprio dire pro contro, pro contro, pro contro, pro contro. Dovevo proprio pensare, cioè sono state veramente le notti sveglia così a pensare di che faccio, che non faccio, che faccio, che non faccio. Cioè ho addirittura pensato, ho detto mollo tutto e via, chi se ne... Perché non ero proprio in grado di arrivare a una soluzione, perché non è stato per niente facile. La cosa che mi ha fatto imbestialire più di tutto è che
Finché cercavo un lavoro, il lavoro non si trova nemmeno se ero io a pagare loro per dirmi farmi lavorare, ti pago io. Invece adesso che avevo iniziato a fare un qualcosa per il mio futuro, per costruirmi un qualcosa, dici ok, mi prendo una specializzazione e pa, il lavoro arriva così, ciao! Come se fossi la prima umana sulla Terra e quindi il primo lavoro buono, ottimo del mondo è il mio. Quindi ancora, ecco, oggi mi hanno dato la notizia definitiva che oggi sono andata a firmare il contratto, ecco perché ho aspettato tanto nel dirvelo, ma ho dovuto affrontare, anche se venivo da Londra, comunque ho dovuto affrontare vari colloqui. Oggi li ho finiti, oggi ho firmato il contratto finalmente. E non so ancora quando inizio, però comunque è breve, se non questa settimana, quella prossima. Niente, come ambiente mi sembra buono, insomma, speriamo sempre nel meglio. È normale che magari la prima volta tutti quanti mi guarderanno snobbata, ma no, non fa niente, voglio proseguire per questa strada anche perché mi sento di poter fare. Scusatemi se magari non vi dico cose un pochino più dettagliate, tipo totale di stipendio, il conto tipo di contratto, il tipo di lavoro che andrò a fare, magari se il tipo di lavoro che andrò a fare poi ve lo dirò anche, magari non adesso perché il video dura tantissimo, però magari non lo so, magari preferito, ne ho parlato nello specifico quando lavoravo lì a Londra perché magari c'era più la curiosità anche per sapere quanto uno guadagnava a Londra, ma soprattutto non era, era anche una cosa per farvi capire più o meno i guadagni di Londra. Qui a Roma sì. In Italia è diverso, insomma, non mi va tanto di rendere pubblica questa cosa, però cercate di capirmi, vi prego. Però so bei soldini, questo ve lo posso dire. Ragazzi, perdonatemi se magari qualcuno non approverà questa decisione, o perdonatemi magari se qualcuno anche rimarrà delusa, non lo so. Però mi sono ritrovata davvero un bivio gigante, cioè un bivio di una vita, diciamo. E spero solamente di aver preso la decisione giusta e di non potermi pentire. E quindi niente, vi farò presto sapere come va, come si evolve tutto quanto. Se volete avere sempre notizie ogni giorno, vi metterò il link della mia fanpage qui dove scrivo quotidianamente. Dico anche una cosa: finalmente è arrivato il pacco che aspettavo, che probabilmente avevo ordinato delle cose per fare un giveaway di Natale, però Babbo Natale ha perso la strada e quindi l'ha passato alla Befana che me l'ha portato in anticipo, e quindi presto ci sarà un video di un giveaway. Quindi ci vediamo al prossimo video che sicuramente sarà molto presto e vi mando un bacio. Ciao!